Salve, come va ragazzi, ragazze? No, è caduta la carta. Ora la devo raccogliere in diretta, devo stoppare il video. Credo proprio che la raccoglierò in diretta, a voi non dispiacerà, vero? Mi sto... Ecco, riflettendo, non riflettendo. E le carte erano due. Vediamo un pochino. Qual è il messaggio questa sera? Pensate a qualcuno qualcosa ed ascoltate. Oppure non pensate a niente. Tanto non vi annoierò più di tanto. Prendiamo le carte che mancano. Allora, 5, 6, 7, 8, 9. Non me ne vogliano i pitagorici. Non ne abbiamo prese 10, ne abbiamo prese 9. E nell'ordine di caduta, prima questa, poi le altre. Sovrani del proprio regno, qui vogliamo fare chiarezza. C'è qualcosa che non ci convince. Che sta combinando quel furbetto con la furbetta? Ah, vuole venire a prendere in giro proprio me? Non ha capito che in casa del ladro è difficile andare a rubare. Innanzitutto perché il ladro ruba anche dentro casa sua e non ti fa trovare niente. Ma il ladro è sempre sul chi va là, proprio perché ha la coscienza sporca. Il ladro sa che avendolo fatto per prima può ricevere lo stesso trattamento e quindi è sempre allerta. E poi soprattutto il ladro ha l'accortezza di notare ogni minimo particolare, da un'ottima memoria, deve mantenere tutto a mente, deve rubare con gli occhi, deve imparare, deve rubare con tutto quello che gli appartiene, con tutte le capacità, le risorse e gli strumenti che ha. Proprio perché tra l'altro deve viaggiare leggero, se no come fa a carpire quello che gli serve lungo il cammino? E se gli capita l'occasione buona, che fa il ladro? È l'occasione che fa l'uomo ladro. No, il ladro bravo, l'occasione la sa sfruttare di suo. Certo, si diploma a un livello successivo, a un livello superiore, però per dire che in casa del ladro, ragazze, non si può rubare. Se state cercando di imbrogliare qualcuno, di raggirarlo, avete cominciato con i profili falsi per metterlo alla prova. Vediamo se mi risponde, vediamo se non mi risponde, se mi presento come una donna avvenente, carina, bla bla bla, lui attacca bottone. Evitate. Evitate perché se quella persona ha un minimo di rispetto per voi, un minimo di considerazione, veramente poi ve la siete giocata. Ma ve la siete giocata per un semplice fatto, perché vuol dire che alla fine la mettete nella condizione di dover aver paura ogni volta di essere raggirata, la condannate a uno stato di insicurezza e questo stato di insicurezza, che poi è uno stato di malessere, ogni volta la riporterà con il pensiero a voi, sarete voi la causa del suo malessere, di conseguenza sarete il suo malessere. Però liberi di fare come vi pare, anche perché pare che in questa situazione in realtà i vostri dubbi servano a ben poco. Cioè, come dire, la situazione è molto tranquilla, non c'è niente di strano all'orizzonte. Questa è una carta di vittoria, di celebrazione, una festa, un entrare vittoriosi senza necessità di dover utilizzare neppure la forza o forzature, cavalcare proprio istinto, camminando sul mondo e riportando un successo se hai gli amanti nel sentimento. Quindi non so fino a che pro vi convenga così arrovellarvi il cervello, ma più che altro sinceramente al posto dell'indagare tra fantasmi, mezze verità, cose dette e non dette, lasciate di intendere o fraintese, questa è la carta del coraggio, semplicemente dell'azione. Cioè, il seme ha fatto il suo tempo, il seme è da tanto tempo che è interrato. Se non lo vogliamo condannare a morire, può succedere anche quello. Se non lo vogliamo condannare al passaggio dei corvi che lo mangiano, e va bene anche così, il seme può solo che manifestare se stesso. Quindi a un certo punto, tanto vale venire fuori dall'armatura, dalla bugia, dalla finzione, dal sotterfugio, dalla presa in giro, dallo pseudonimo, da tutte queste cose e essere se stessi, con tutti i dubbi che essere se stessi può portare con sé. Che poi che vuol dire? Non dovete andare da nessuna parte. Manifestarsi non vuol dire fare altro se non essere se stessi. Manifestarsi, farsi visibile, dichiararsi, presentarsi. Anche perché state giocando un pochino in maniera sporca e
con il rischio di ferire, senza cattiveria, ma così va a finire, la persona che nonostante tutto vi sta continuando a dare fiducia. Quindi si trattiene in una condizione che non la convince, che la lascia in bilico, che le fa fare più sforzo del normale per comprendere. Probabilmente sta cercando di attirare la vostra attenzione, probabilmente sta cercando di dirvi: io non resisto perché in questa posizione sto in una posizione scomoda. Il problema è che voi siete lì e sarete proprio la causa di questa bollicina che a un certo punto esplode, scoppia. Quindi tutto ciò che è semplicemente bolla di sapone, che non ha una vera e propria consistenza, può durare poco. L'altra persona ha costruito tutto un sistema di idee e aspettative su questa bolla, cade e si fa male, e sarete associati con l'ultimo dei ricordi che avrà di voi, che è legato comunque ad un dolore. Ora, mi dà una persona molto abile. Qui abbiamo un creatore. Creatore è chiunque riesce a partorire da sé un'opera di qualsiasi natura. Una persona che ama fare le cose fatte bene, perché chi meglio del creatore fa le cose fatte bene? Una persona che sta attenta ai particolari. Oddio, dovrebbe essere anche una persona che si prende responsabilità delle sue creature. Una persona che ha un grande potere e può essere costruttivo o distruttivo a seconda dell'uso che se ne fa. Pensate al fuoco, lasciato libero può bruciare in tali boschi, magari intrappolato in un macchinario particolare può far funzionare le caldaie, può muovere i treni a vapore, come canta Ivano Fossati. Quindi è lì lì dal poter gestire un pacchetto di energie di conseguenze notevoli, notevole, ma si è bloccato. È come se avesse rallentato. Come se stesse cercando di ritirare gli eserciti. C'è una conquista che non interessa. Questo territorio non mi serve. Era più un gioco che una cosa seria. Mi ritiro. Anche l'altra persona, infatti, se notate, attratta da quella stessa luce. E d'altronde, che problema e che colpa può avere questa persona? Qui abbiamo una persona più grande, una persona più piccola, più giovane. Può essere una questione di età, può essere una questione di consapevolezza o esperienze di vita. Una persona più matura e consapevole di quello che fa, una persona invece più, come dire, che si lascia cogliere dallo stupore e si lascia attirare. Nel bosco non devi andare, non ha paura un bambino o una bambina, è incuriosita e si avventura. Quindi comunque c'è qualcosa che ha attirato l'attenzione, non è che questa bambina, questo bambino è partito così di punto in bianco. E si è diretto in un luogo nel quale forse non doveva accedere. E questa luce ancora è visibile. Quindi questo bambino, questa bambina, questa entità, questo personaggio osserva, non riesce a capire. L'altra persona allo stesso tempo non ha chiuso del tutto il collegamento, che sia concreto, che sia metaforico, che sia energetico. Ora, diciamo che abbiamo una situazione in cui dei due personaggi, uno nello specifico si è di molto irrigidito, chiuso, si è fermato e all'elasticità, la delicatezza di questo fiore ha sostituito una bella corazza, ruvida, spigolosa. L'altra persona probabilmente vittima di un'indole da croce rossino, croce rossina, non lo so, o semplicemente una persona che ama il bello. Poi bisogna vedere anche i gusti, che sono molto soggettivi. O una persona molto materna, o una persona accogliente. Ahimè, oramai è partita in quarta. Questa è una di quelle persone che si prenderebbe cura anche degli animaletti trovati per strada. Sicuramente vi posso dire che tra l'indole del giocatore di risico o di poker e la persona che in fondo ama la vita a prescindere, anche se credo sia a suo modo selettiva, si è instaurato questo gioco delle parti, però credo che alla fine siano abbastanza innocui, anche se lui, se si arrabbia, sa far male.
Ci siamo incartati. Tutta questa situazione, fanciulli, fanciulle, sappiate che ci siamo incartati. Sono moltiplicate le conseguenze. E sono tutte conseguenze piuttosto fastidiosette, perché sono delle stupidaggini, ma ne sono tante, 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 tante. Cioè, è come se all'improvviso si fossero moltiplicate, si fossero moltiplicati gli ostacoli. Ci siamo incartati su noi stessi. Abbiamo fatto un casino. E il problema è che adesso tutto quello che è venuto fuori da questo gioco delle parti, per quanto cosa da poco, è ingombrante. E un pochino ha legato le zampe all'istinto, alla passione, alla vita, non lo so, alla curiosità, alla parte concreta. Non so che dirvi, però è tutto arenato. Ah, e vi dirò anche che la lettura, le carte le abbiamo mescolate assieme, le avete viste? È iniziata con un interrogarci sul perché di una maschera, di uno pseudonimo, di una finzione. Per quanto ci si metta in parte a nudo, la maschera sta lì. E a un certo punto verrebbe anche il dubbio che la persona che indossa la maschera se la stia ridendo alle spalle della persona che non lo sa. Però è vero anche che i clown, pagliacci, sono forse tra i più tristi con se stessi, nella misura in cui ciascuno ha la propria sofferenza. Bellissima la preghiera del clown di Totò, cercatela su YouTube, perché dà l'idea corretta, secondo me, di questa maschera. Va bene, non lo so, è venuto fuori questo questa sera. Io vi mando un bacione.